figlio di Sigiberto III, re d'Austrasia, alla morte del padre era ancora bambino. Così al maestro di palazzo fu facile sostituirlo attorno al 659 con il proprio figlio Gildeberto. Benché confinato in un monastero irlandese, Dagoberto in patria non era stato dimenticato e nel 676 fu richiamato per impedire che l'Austrasia divenisse vassallo della Neustria. Lo accompagnò San Wilfrido, metropolita di York, nel 679, quando quest'ultimo, espulso dalla sua sede, gli fece visita durante il viaggio intrapreso a Roma in difesa del suo diritto. Dagoberto offrì all'amico, che rifiutò, la sede di Strasburgo. Reduce da Roma, Wilfrido non trovò più il sovrano che era stato assassinato il 23 dicembre 679 durante una caccia nella foresta di Werfr. Sepolto a Stenai, Dagoberto fu venerato come martire dal popolo per la sua miseria fine e il priorato di Stenai prese il nome del santo, diventando centro per quelle regioni, centro monastico dove le reliquie del santo martire erano venerate.